Mallegni apre, Marcucci chiude. Analisi post-elettorale dei due senatori. Mallegni ipotizza un avvicinamento a PD e 5 Stelle, mentre Andrea Marcucci ribadisce la ferma volontà di stare all'opposizione. Donne e bello anche nel donare. Avis Toscana ha organizzato il 13° forum delle donne. Numeri davvero importanti tra le giovani donatrici di sangue. Dai 18 ai 25 anni sono il 51%. Conoscere Lucca e i suoi dintorni, inaugurata la mostra fotografica Lucca in Comune, gli scatti di 16 fotografi amatoriali che hanno come soggetto le bellezze della città e la sua immediata periferia. Ora la Lucchese si guarda alle spalle, la sconfitta di Carrara complica la classifica dei rossoneri che pagano la cronica sterilità offensiva, ma non c'è tregua, martedì di nuovo in campo, al Porta Elisa arriva la forte Viterbese. CGC appannato, bloccato a Sarzana, partita tutt'altro che esaltante dei bianconeri che non vanno oltre il pari 5-5 sulla pista dei rossoneri liguri. In testa Forte dei Marmi, Amatori Lodi a braccetto. Si decide tutto nel confronto diretto di martedì sera. A tutti voi un cordiale saluto e ben ritrovati per questa edizione del TG Noi, che dunque apriamo con la pagina politica, l'analisi post-elettorale, ormai possiamo dire a 2 settimane dalle elezioni politiche, di 2 senatori, Mallegni e Marcucci. Vediamo come vedono le prospettive dopo appunto il voto elettorale in questo servizio. A 2 settimane dal risultato elettorale, i senatori eletti nel territorio lucchese, Massimo Mallegni per il centrodestra ed Andrea Marcucci per il centrosinistra, presenti alla presentazione del rally del Ciocco a Forte dei Marmi, analizzano la situazione che si è venuta a creare all'indomani del voto. Secondo Mallegni è ipotizzabile un avvicinamento del centrodestra a Movimento 5 Stelle e PD per riuscire a creare un esecutivo nell'interesse del Paese. Ci sono due forze che non hanno vinto le elezioni, che sono il centrosinistra, quindi il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle, che probabilmente potrebbero essere i due elementi di garanzia che potrebbero consentire ad un governo di centrodestra di partire. Questo ovviamente non è, come qualcuno parla, inciucio, cose eccetera, no, era una discussione all'interesse del Paese. Poi se vogliamo tornare a votare, per quanto mi riguarda io posso rinunziare alla campagna elettorale anche domani mattina e credo che il messaggio a questo punto arriverebbe forte e chiaro, e quindi quelle forze che hanno perso non si sono accontentate di perdere e quindi, non essendo contente di aver perso, porterebbero nuovamente gli elettori al voto. Di diverso avviso Marcucci, quasi sicuramente indicato come futuro capogruppo PD al Senato, che ribadisce la responsabilità di governo di chi ha vinto le elezioni. Ma io credo che il dovere dei rappresentanti dei partiti anche nelle aule parlamentari sia quello di rispettare l'esito elettorale. Noi le elezioni le abbiamo perse, quindi io mi auguro che le forze che l'hanno vinte abbiano il senso di responsabilità che noi abbiamo avuto in questi anni e facciano un governo, diano un governo al Paese. Il Paese non può rimanere senza governo. Detto questo, poi se ciò non dovesse accadere lo valuteremo e ovviamente siamo in mano del Presidente della Repubblica e alla sua autorevolezza. Detto ciò però ribadisco, credo che si debbano far carico delle loro responsabilità quelli che hanno avuto un mandato dagli elettori. Ricordati domenica mattina a Querceta è stato ricordato il sacrificio dei piloti Stefano Bandini e Claudio Rossetti, deceduti il 18 marzo del 2005, quando precipitarono con il loro Canadair nel corso dell'operazione di spegnimento di un incendio sul Monte di Ripa. Nel salone del Palazzo Civico di Querceta, con la deposizione di una corona di alloro alla lapide intitolata ai due piloti e la benedizione impartita da Don Giuseppe Napolitano, erano presenti familiari ed alcuni colleghi di Bandini e Rossetti, l'ex sindaco di Forte dei Marmi Umberto Buratti, rappresentanze delle forze dell'ordine e delle associazioni di volontariato. Un'altra notizia di cronaca, prima di passare al prossimo servizio, si era allontanato da casa facendo perdere le tracce, ma nella mattinata di domenica un 59enne di Viareggio è stato ritrovato dalla polizia stradale a bordo della sua auto in provincia di Bologna. L'uomo, che gode di buona salute, si era allontanato in macchina mercoledì scorso senza dire niente ai suoi familiari che, naturalmente preoccupati, si erano rivolti al commissariato di polizia di Viareggio. Ed ora parliamo di donatori di sangue e soprattutto di donatrici di sangue in questo servizio.
In tutta la Toscana le donne donatrici di sangue sono oltre 26.000, pari al 36% del totale dei donatori. Per festeggiarle, Avis Toscana ha organizzato al Teatro Puccini di Altopascio il 13° Forum delle Donne, con il patrocinio del Comune di Altopascio, della Regione Toscana e dell'Ufficio Scolastico 9 di Lucca e Massacarrara e con la collaborazione di CESVOT. La presenza delle donne tra le fila dei donatori è massiccia soprattutto nella fascia di età che va dai 18 ai 25 anni, dove le donatrici femmine conquistano il primato del 51% contro una presenza di donatori maschi del 49%. Il ruolo delle donne in Avis è un ruolo molto bello, perché di fatto è la novità assoluta. Noi donne stiamo diventando sempre di più, siamo sempre, diciamo, molto più accanite, diciamo accanite perché è il termine giusto, nella donazione. Abbiamo tante giovani donne che donano molto di più degli uomini perché fanno plasma, perché vanno più frequentemente. La giornata di oggi è dare spazio a queste persone, a queste e alle donne giovani, e io vorrei sottolineare i giovani, che si avvicinano sempre di più all'associazione. Molto orgogliosa di poter ospitare qui Altopascio un evento importante con Avis regionale. Ringraziamenti vanno a tutti gli intervenuti, Avis regionale, Avis Altopascio, con cui portiamo avanti iniziative importanti col mondo della scuola, che anche oggi ha partecipato a questa iniziativa. Non si parla solo di volontariato, di donazione del sangue, ma si parla anche di parità del mondo delle donne. Io mi sento questa responsabilità in quanto donna e in quanto sindaco di riuscire nel mio mandato e nelle azioni quotidiane a far passare un messaggio che non c'è una divisione tra generi ma una parità in tutti i sensi. È un mese di marzo davvero tremendo dal punto di vista atmosferico, meteorologico, una sorta di maltempo senza fine. La Sala Operativa Unificata della Protezione Civile Regionale ha infatti prorogato fino alle 12 di lunedì il codice giallo per pioggia, per rischio idraulico e idrogeologico su reticolo minore. La novità poi riguarda invece il rischio neve, che coinvolgerà tutta la dorsale appenninica toscana, dalla Lunigiana fino alla Val Tiberina, e per il quale è stato emesso un codice giallo che scatterà dalla mezzanotte di domenica fino alle 24 di lunedì. E il maltempo ha portato all'ennesimo rinvio, stavolta data da destinarsi, di Ego Women Run 2018. L'evento lucchese a scopo benefico era stato posticipato causa maltempo già lo scorso 11 marzo e chiamava tutte le donne a partecipare numerose per diffondere la cultura della prevenzione e della cura dei disturbi alimentari. Dunque è rinviata questa manifestazione, è data da destinarsi. Ed ora parliamo di giovani del Parco dell'Appennino. Giovani di ritorno da esperienze d'incontro nel territorio del Parco dell'Appennino Tosco-Emiliano e nei prestigiosi territori riconosciuti dal MAB UNESCO, tra cui una parte della Garfagnana. Si sono incontrati presso i suggestivi ambienti del convento di San Giuseppe a Castelnuovo Garfagnana e partecipanti al workshop per proseguire il percorso di incontro e di formazione sul tema consapevolezza, identità e possibilità di sviluppo su questi territori. All'incontro hanno partecipato soprattutto giovani che hanno seguito tutti gli incontri, ma anche operatori del settore turistico, oltre ai vertici del Parco dell'Appennino Tosco-Emiliano, tra cui il direttore Giuseppe Vignali, il presidente Fausto Giovannelli, il sindaco di Villa Collemandina, Dorino Tamagnini, e il vicepresidente Pier Romano Mariani. Sì, questo incontro di oggi è appunto la restituzione di un incontro che c'è stato nel Delta del Po, l'area MAB del Delta del Po, dove si è celebrato il forum mondiale dei giovani appartenenti all'area MAB UNESCO e i ragazzi che provengono dai territori della MAB UNESCO dell'Appennino Tosco-Emiliano stanno facendo il giro dei territori da dove provengono per riportare le loro esperienze e far conoscere più nel dettaglio quella che è la finalità della MAB. Riscontriamo sempre più l'attenzione all'apprezzamento di far parte di una cosa unica, perché appunto in Italia non sono moltissime, si basa soprattutto sulle eccellenze naturalistiche, biologiche e culturali che sono presenti nei nostri territori, e soprattutto quello che è fondamentale, quello che l'uomo è riuscito a mantenere in equilibrio in questi ambienti che noi conosciamo benissimo, e questo è un valore aggiunto inestimabile. E a proposito di conoscenza, conoscere Lucca e i suoi dintorni attraverso una bella mostra che è stata inaugurata proprio in questi giorni.
Inaugurata la presenza del sindaco di Lucca, Alessandro Tambellini, alla Casermetta San Paolino, la mostra fotografica dal titolo Lucca in Comune, promossa dal gruppo PH Neutri. In mostra gli scatti di 16 fotografi amatoriali che si sono conosciuti sulla pagina Facebook Conoscere Lucca. Soggetto della mostra è proprio Lucca e i suoi dintorni. La seconda mostra qui in questa bellissima location della Casermetta San Paolino e ha come tema fondamentale Lucca, vista dagli occhi di ognuno di noi, interpretata secondo i propri gusti, la propria sensibilità e la propria capacità di padroneggiare le tecniche fotografiche. Ci sono anche tante immagini sperimentali, ognuno di noi ha voluto anche giocare un pochino con alcuni oggetti, dai riflessi nelle sfere di vetro alle cornici, addirittura i riflessi negli specchi, senza perdere di vista appunto il tema principale, che era appunto quello di rappresentare Lucca con i propri occhi. Diciamo che non ritroviamo quasi nessuna delle immagini che di solito ritroviamo anche sui social network di questa città, quindi ci sono immagini che sono un po' diverse da quelle stereotipate, da quelle da cartolina a cui siamo di solito abituati a vedere. Ci siamo conosciuti prima virtualmente sui social e poi realmente facendo uscite fotografiche e divertendoci, soprattutto perché per noi è sostanzialmente un divertimento, ecco. E con queste belle foto si chiude la prima parte del TG Noi, una breve pausa e poi torniamo con un'ampia pagina sportiva.